Io ero un po' di tempo che non venivimo qua direttamente a casa di Nella per capire i segreti delle donne. Io ero un po' di tempo, quindi noi Giusto che se... sia, giusto, perché se fermo questo, che ti slunghi sotto e ti zucchi per vetrino, Di... mettendolo così, dove sia sarà giusto. Devo fare una modifica, le sanno che noi donne che avevamo i bustini, quei che come si Sì? chiama, che dopo si tacca la giarrettiera, le calze longhe, no? Sì? Sì, le Le ghepier, ghepiers, le sì, ghepiers, eh? che sono molto sexy. Sto facendo Sì. una modifica. Sì, una modifica perché ho bisogno di fare questa roba qua su un bustin per mio marito, che resterà sempre tipo che Pier, siccome però lui non gareggi calza, roba di tenere su, lui che sta roba, sto problema delle orchite, allora se bisogno di zuccarghe su Ok. i cosi, come si chiama, i testicoli. Dico da sto nome che è molto bel, Sì. perché Gepier resta invariato. Certo. L'importante della parola di nome è Gepier, che è proprio il primo Certo, nome, e sì. dopo? Gepier, siccome se, questa roba si chiama proprio Gepier de co. È una roba Benissimo, molto bella. benissimo, un nome Sì, elegante, un delicata, nome sì, penso che metà. elegante. Gomagna. Sugheto con le sepe. Senza bavarioli. E adesso ho la camisa piena di. Macete, macete, Pugliese, quel provincia centro e trine. Siamo tornati di nuovo qua, in una location in cui la musica giovane si sfoga. Voi che avete spesso visto degli artisti chiamati in questa location underground, e oggi, grazie ai potenti mezzi di Tele4, avevamo arrivato ad intervistare un vero rapper che era a Sanremo e per cui avrei sentito un sacco di polemiche, che poi alla fine l'esibizione è stata normalissima. Avevamo qua con noi, incredibilmente, Junior Kelly, che femmo entrare dall'underground. Anche in vendita, Ma perché quando una certo. roba parte, Zacche, che ha un nome accattivante, è elegante, con quest'idea così del vedo e non vedo, anche perché là non vedersi è difficile, Esatto, bisogna dire, esatto, sei una esatto. roba molto bella. Non tocca cosa te davanti, forte e monido. Dono di patto? Quasi, Patello? quasi. Eccomi, patello, tono proprio io tono proprio tappatello. Come dai? Tu sei Junior Non Cagli. vedo niente. So, ma che ti compasso Antonio Non vedo davanti. niente davanti, tipo che questa coda non è proprio pata montagna, perché non avevo pata montagna, ho metto pelut. Ho metto Peluche. pelut, pelut, perché avevo capellino di pelut, e allora ho metto questo. Nostri paladini della sinistra locale si ritrovano nella loro base segreta, ove tramano la loro morbidosa riscossa. Conseguentemente, guardi, conseguentemente. Allora, Riccardo, sei pronto? Certo, Roberto, pronto ed energico come non mai. Un attimo, come faccio a sapere che tu sei il vero Riccardo? Dimmi la parola d'ordine. Ma Roberto, non abbiamo pensato ad una parola d'ordine. Corna di Satanasso, è vero, ci manca la parola d'ordine. Allora te la dico piano piano e se tu conseguentemente me la ripeti, vuol dire che sei proprio tu. La parola d'ordine è porcina col creme. Ma noi volevamo parlare del passato, un po' tornare un attimo alla storia di Nella e di come che si è cominciata tutto il periodo in cui lei era delle suore mascoline, ad Sì, esempio, no? beh, noi era tante prove là delle suore mascoline, tipo era le prove del libero arbitrio quotidiane, no? Con il nano Nicola. Col nano Sì, era Nicola, il come nano si... Nicola, era sto nano Nicola che cantava squarciagola, stonato, no? E era proprio la prova, grazie al libero arbitrio, che te potevi decidere se onzerlo o no. Ah, ok. Sì, e questa prova era talmente difficile che nessuna di noi è arrivato mai a superarla, Quindi che l'onzesimo. davi Di al nano brutto, di Nicola? brutto. Che È il demo, nano sì, Nicola. il lancio del nano Nicola. Sì. Sì, butta giù dalla finestra il nano Nicola. Devo dire che non tono proprio Dunio Kelly, perché Ah. tono teppa, no? Ma dai, non Sì. me ne ero Non mi rendi accorto. accorto, perché non te potevi accorgere, perché ero vestito proprio Dunio Kelly. In cortile anche.
Io in cortile anche avevamo sto pozzo bellissimo in cortile e buttavamo dentro il nano Nicola. Ma perché, tira povero? Su il nano Nicola, tutto quanto, era come una spugnetta, era coccolissimo. Eccomi, patello. Io mi aspettavo di intervistare Junior Kelly per parlare di queste... Metto un poco male, metto, ecco, ho detto proprio meglio. Per parlare della partecipazione meglio, a Sanremo. Ho detto ti vedo molto meglio, te i tempettoli do cagacati, patello, come... D'accordo, partecipazione di Tandemo, dimmi. Nicola! Te vieni a giocare al rugby con noi, che dicevi? Poi e dopo lui veniva là, meglio a giocare, meglio, invece. Sì, sì, dopo diventava la palla. Proprio, sì, sì. Ma povero, no, Nicola. Il momento con il nano Nicola. Oh, chiudi il telefono che ti richiamo. Mi raccomando, rispondi con la Paola d'Ordine. Ricevuta. Pronto, Roberta, ciao. Non fare le stupide. Ti avevo detto di rispondere con le parole d'ordine. Chiedo scusa. Questo qua è stato un Sanremo all'insegna della musica giovane. C'è stato molto bello. Tanti rapper. Tipo molto bello, che anche in tutte le cantoni normali te l'ha detto un bellissimo rapper. Bellissimo. Che poteva diventare tutto molto più bello. Molto certo, più bello. Certo. Ad esempio che avevamo, non so, sta Rancore, era tra i tre artisti. Erano queste cantoni che erano molto, perché erano cantoni, no? Che avevano la musica bella. Dopo piattavano dentro questo rapper, che così è un po' più bella questa idea di metti rapper dappertutto. Bella, innovativa. Bella, innovativa. Ti è bello mettere proprio dappertutto rapper. A parte il nano Nicola, fazzivi anche delle altre robe. Beh, facciamo queste... delle attività, perché le attività fisiche sono importanti, insomma, no? Sì. Perché bisogna superare anche certe robe. Noi avevamo una roba che era considerata lezione col prof dei insulti, che noi avevamo. Insulti? Insomma, sì, sì, il prof dei insulti? Sì, sì, sì. Che era una roba molto bella che avevamo. E che avevamo, andavamo in piscina. Sì. E bisognava imbriagarsi, insomma. In piscina, ma perché? Sì, bisognava imbriagarsi di brutto in piscina, proprio essere là, proprio imbriaga di sfade, proprio tutte quante noi dovevamo essere... E si chiamava le lezioni di acqua gin, perché tutto quanto solo col gin bisognava dar che so, dar che so, dar che so. E allora, voglio, che mi è piaciuto tanto questi rap che hanno nomi proprio simpatici come Dancode. Dancode è proprio simpatico, Dancode. Metti simpatia, metti tranquillità simpatia. Proprio, sì. Ti mi ricorda tanto Kudo che mi aveva dato panga qua. Chi? Kudo. Ah, mio. Crudo, ti crudo. Che mi aveva dato panga qua. Dancode no ancora, però quando vedo pediamo. E insomma, era stata lezione acqua gin. E serviva per aumentare la fantasia negli insulti, perché in quei momenti ti sono come in un altro mondo, te devi inventarti delle robe meravigliose. Sei ovvio, la mente umana. Allora, Ricky, parliamo di tasse comunali e sanzioni varie. Hanno dei nomi troppo seriosi che abbasserebbero il nostro consenso e l'affetto del pubblico. Porzina col crane. Rischiamo di giocarci tantissimi mi piace su Facebook. Sono sul pezzo, fratella. Però nonostante la presenza di tutto questo rap che ha vinto la melodia italiana. Ad esempio, primo posto, Diodato. Cosa mi hai dato? Non ho vinto niente, nessun regaletto non mi hai dato ancora. Diodato il non primo... mi hai dato niente, patello. Diodato Diodato non mi hai dato proprio un bel niente, patello. Siete con un pugno, mi hai dato, qualcosa, però non mi hai ancora dato. Questo in settimana, sì. La mia contava succedeva questo, ma sì. Nel weekend cosa facevi? Beh, la parola. Era importante perché bisognava portare in giro il verbo. Bisognava evangelizzare, sì. Insomma, usando anche dei metodi, insomma, poco perché non andare oltre, perché insomma non è che bisogna star là per favore, è per questo. Beh, la fede è un atto di tranquillità. Ma mi la fede te la metto dentro, te la sburto dentro, non è che la fede può arrivare, non sempre la fede arriva così in maniera morbida. No, a volte bisogna struccarla. Mi devi ancora dare anche quello, vedi? Bisogna mettere i puntini. Guarda, Clara, dove ti ho portato? A San Valentino, saremo qua. Sarà il dolcissimo omaggio, tesoro mio. Ti avvia il carattere, perché ti ha. Non so più il carattere, questo modo che ti ha di stare in ascolto, che mi ha sempre. Cioè, mi piace. Sono diversa, diciamo che sono diversa. Ma tesoro mio, ti sei tutta sbrodoliata, cioè. Sono la solita ingorda, vieni qua che... Eccolo qua. Clara, ti ha visto? Questo è un ricordino, un souvenir per un domani. Guarda che per San Valentino qua al Giulia torniamo di nuovo perché sei un dolcissimo omaggio, guai perderlo. Va bene, amore? Mi raccomando, sorridi, perché... Dopo, sai come se... Cioè, se venivano le altre foto, certe se venivano che... Poco sorriso, tesoro mio. Dopo, quando che caveremo le famiglie, cioè, i salagliai fiori anche dirà, papà, però mamma non rideva. Ciò è importante. Grande.
Che si è talmente emozionato, che si è buttato zoccio. Mi ha bisogno di un po' di luce, no? Perché avendo la pelle chiara si bisogna di un po' perché si illumina, come se poi la luce la si illumina. La va oltre. Boh, ma adesso tirite su, dai, un po' più su. Oh, brava Piccia. Sia, un minimo, Ara, qua si nota proprio che c'è il nostro feeling. Uia! Ma figaggia! Amore, guarda, cos'è che sei, clera mia? Guarda cos'è che sei sabato dopo pranzo alle 16 qua a Giulia? Se c'ho i mates, sti ragazzi, figaggia, supereroi per caso. E dimmi, qual è il tuo supereroe preferito? Sono me. Quali superpoteri avessi? Modestamente. Guarda. Voglio dire, qua quasi bella, perché qua proprio parca te ne parli in te le orecchie, figona, già. Grande. Quale te vuoi? Se teniamo una per uomo, va bene? E dopo che teniamo due, li teniremo per i fiori, per i nostri fiori. Grande. Che meraviglia. A struccarla dentro. Io struccar dentro la fede. Sburtare. Come te trovi un pertugio, le ate butti la fede. Okay. Per sicurezza. Vabbè, bel me il metodo. Gavi dei metodi, quindi, sì, per questa evangelizzazione. Esatto, bravissimo. Gavimo dei metodi, che era questi metodi di evangelizzazione. Anche noi chiamavamo la tripla. Cioè? Che era la tripla. E il primo si chiamava porgi l'altra sauca. Quindi se uno diceva, se te ga fede, lui diceva no, pompa pin dall'altra parte. E adesso te ga fede, no, pompa pin dall'altra parte. Giusto. Te ga fede sul fatto che ti tirerò un altro papin, no, pompa pin dall'altra finché parte. Uno crede. Finché uno credeva che un papin che arrivava prima o dopo. Quindi si chiama porgi l'altra sauca, che era il primo. Spalanca le orecchie e aguzza la vista, allora. Da oggi le tasse comunali si chiameranno le coso tassucce morbidose. Per quanto riguarda, ma cosa fa? Cosa fa? Per quanto riguarda invece la polemica, una nuova motta ti chiama tono e non tono. Tono e non tono. Dei nostri, che questo era quel più morbido, insomma, come una. Era così, era quel morbido. Morbido, perché bisogna cominciare con le buone maniere. Se non passava il primo stadio, sì, si passava il secondo, che si chiamava se ti te vardi la pagliuzza nel mio occio, te sa dove che te metto le trave. Era che metodo c'è? Scusa, è un metodo poco zero croato, innovative, ma sì, non so sì, che sì. Si può. E le sanzioni, le lilli multarelle profumate. E questa qui che cosa per tutti in modalità, come ti chiama? Tono intuperabile. Allora, venerdì sera, sì, a Sanremo è successo l'evento del festival, ovvero quanto durante l'esibizione del Morgan. Praticamente Morgan entra sul palco e comincia a cantare un testo diverso della canzone, accusando il suo collega Bugo, in quel momento là sul palco, che cacciappà e senda via. L'ha visto questa cosa, la pensa tutto questo? Ma io penso che dai, chi ti ha arrabbiato? Bugo ti curo. Buco ti curo ti ha arrabbiato. Come, scusa? Io voglio fare anche una cantone che ti chiama proprio Buco ti curo, perché Buco ti curo ti ha arrabbiato. Chi ti ha arrabbiato? Buco di culo. Chi è rimasto male? Buco di culo. Chi non t'ha più coda a dire? Buco di culo. A chi tutta questa coda un po' gli spitta? Buco di culo. Noi avevamo questo metodo misto, che si chiamava, che era proprio tratto da un libro, che si chiamava metodo Montessori Tyson. Era stata questa gemidanza, insomma, tra Montessori e Tyson. Chiaro, sì, sì, compatibili, sì. Se compatibili, anche se lui non dava tanto il collo, stava bene anche con Costanzo lui. Allora, sì, Bugo sicuro. A chi pitta Bugo di culo? A chi fa male Bugo di culo? Ma basta! Chi non è più tanto pelite? Bucca di culo! Però insomma, ha fatto questa roba Montessori Tyson e si chiamava, come che avevo detto, sentite bardi la pagliuzza nel mio occhio, te sa dove che te metto la trave. Certo, certo, sai, questo sei il secondo, dopo sì. La tripla, è ancora una. La tripla è ancora una. E il terzo invece sempre, perché qua se ancora non gli ha trovato la fede dopo la trave. A quel punto trave, vuol dire che bisogna passare i metodi trave, forti. Sì, qua siamo stati morbidi fin adesso. Sì, non è che esatto, potremmo stare morbidi per sempre. Qua Montessori che passa il testimone a Tyson, come se fosse una specie di staffetta dell'amore e della fede, no? Esatto. Che passa il testimone a Tyson, fatti. Non arriveremo a far passare un camello nella cruna di un ago. Ma ti hai pronto soccorso? Credo di sì. Che bello, così. Che bello, questo è il termine. Scome temo, perché dopo era anche un scome temo finale.
sicuro Bugo non sei felice di questa sicuro, cosa. Bugo sicuro. Di culo, Bugo di culo. Bugo sicuro. Bugo di culo che non è felice. Però io voglio anche ricordare al mio amico Mogga che è tempo arrabbiato che non deve essere. E di che non è nota cantone che è Patello non ti arrabbiare, vai pottana di tu mare. Vai in fontana lì sul mare, così si rilassa a guardare l'acqua. Così ti rilatta. E approfittiamo per fare promozione per edizioni mascoline. Che avevamo il libro Un fracco de fede. Un fracco de fede, sì, sì. Tedemo un fracco de fede, se proprio questo. Benissimo, benissimo. Che dopo arrivavamo noi con la nostra leggerezza, la leggiadria, queste ragazze innocenti che arrivava sul posto e cominciava a dargli. Insomma, benissimo, grazie per signor. Per quelli settimana dovevamo allenarsi con il nano Nicola. Anche, perché il nano Nicola aveva una funzione importante, spirituale direi. Spirituale e sociologica. Una spirituale il nano Nicola, sì. Ringraziamo e salutiamo il nano Nicola e sì, tutti i nostri ascoltatori de Macete. Alla prossima settimana. Con le prime 5 multe pagate vinci il coso peluche oppure il Lillipongo, a scelta. Abbiamo le città in pugna. Riusciranno i nostri eroi a portare a compimento il loro diabolico e morbidosissimo piano? Lo scopriremo nelle prossime puntate de Coso Lilli. Ciao fratelli, sono tornato, meno male, è tornato, sono intuperabile, sono intuperabile. Macete è un programma evidentemente prodotto da Le Culatte Mole Seccio di Rosini. Nano Nicola, sì, si, si, si butta giù dalla finestra il nano Nicola, tiri con la piada il nano Nicola. Tiri che è una piada il nano Nicola. Ma povero, poi avevamo, ma avevamo, povero? Avevamo sto pozzo bellissimo. Ma poi queste partite che dicevamo Nicola, te vieni a giocare a rugby. Montessori Tyson, io era una via di mezzo. Io collaborai insieme per l'educazione. Ancora la tripla è ancora una. Non arriveremo. Da un po' con gli pitta, buco di culo. A qui tutta questa coda un pochettino gli pitta, a buco di culo. Buco. Chi pitta buco di culo? A chi fa male? A chi ha fatto male? Yeah, dai. Buco, buco sì, sì, buco sì. A chi pitta buco di culo? A chi fa male? Quindi sì, a buco sicuro. A chi pitta buco di culo? A chi fa? Impossibile. Sì, a buco sicuro. A chi che... pitta buco di culo? A chi fa? Chi tema buco di culo? Chi tutto... Chi non è più tanto felice?